tutti ragazzi, io sono Gaia per chi ancora non mi conosce e questo è Senza Trucco, il mio canale in cui si parla di cosmetica fai da te anche con 58.000 gradi, sto morendo di caldo, e dove parliamo però anche di cosmetica in generale, quindi video dove vi consiglio cosa comprare a livello di cosmetici con buon inch oppure di lifestyle in generale, routine, insomma ci stiamo un po' allargando adesso perché questo canale, per chi non lo sapesse, c'è da tantissimi anni, è tantissimi anni che vi faccio cosmetici fai da te e non smetto, però logicamente ho fatto già tipo 150 ricette, quindi vi invito ad andare a guardare i video vecchi se volete saperne di più. E noi siamo già abbastanza avanti con i video, quindi se vi sembra difficile una ricetta del genere, vi siete iscritti da poco, vi invito a guardare ad esempio uno struccante come l'acqua micellare che abbiamo fatto l'altra volta, come lo struccante in gel che vi faccio tipo 4 anni fa. E quindi ai nuovi iscritti innanzitutto invito a mettere clic su iscriviti e azionare, questo anche per i nuovi iscritti, non l'avevo mai detto come ho fatto, il campanellino per le notifiche dei miei nuovi video, altrimenti quando esce un nuovo video non vi arriva, forse vi spunta per caso nella home di YouTube. Oggi realizziamo un prodotto che avevo annunciato già su Instagram e su Facebook, vi ho messo già il link in sovraimpressione se volete seguirmi anche sui social, e vi ho chiesto secondo voi che cosa fosse questo prodotto. Voi non vedevate il vasetto, vedevate l'emulsione, diciamo, che non è un'emulsione, questa crema, questa sorta di impasto mescolato, e tutti mi avete detto è una crema dopo sole, è una crema viso. Una di voi mi ha scritto è sicuramente un'emulsione, invece no, vi ho ingannati per bene, e qualcuno mi ha anche scritto un balsamo, ma non c'entra assolutamente niente con tutto quello che avete detto voi, ma è un bellissimo burro montato, pannoso, struccante, delicatissimo, che funziona benissimo, come avete già visto all'interno dell'introduzione, scioglie all'istante il trucco. Io lo stra adoro e sostanzialmente non era previsto, cioè io volevo fare una cosa che era un po' diversa, non la volevo fare con i tensi attivi, volevo fare soltanto una cosa con il burro, poi però ho detto ma secondo me è troppo grasso. Allora ho fatto questo esperimento e mi è andata anche un po' di culo, non lo nego, perché non sapevo sinceramente cosa sarebbe uscito fuori, invece è venuta benissimo e la consistenza è perfetta, sembra davvero una crema, invece ci sono direttamente i tensi attivi. Se vi sembra che io stia parlando strogoto barra giapponese, vi invito a guardare i video sulla teoria, vi invito a guardare i video vecchi e cominciare dalle ricette più semplici, perché noi ci siamo portati davvero molto avanti con le ricette cosmetiche, ho utilizzato una marea di ingredienti, tendo a provarne sempre di nuovi perché mi piace sperimentare e non restare sempre fossilizzata a fare le stesse cose. Quindi se però non avete i tensi attivi, vi dirò come potete farlo in maniera più semplice, logicamente dovrete cambiare qualcosa e non sarà mai come questo, ma in caso fatevi uno struccante bifasico con acqua micellare. Quindi io spero che questo tutorial vi piaccia, se è così fatemelo sapere nei commenti e lasciatemi anche un bel mi piace, così faccio altri spignacchi. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ecco la ricetta, è davvero molto molto semplice, ma in ogni caso vi ricordo che trovate la versione semplificata senza tensi attivi con il detergente e con le varie sostituzioni e omissioni nel box informazioni. Non si tratta di un'emulsione come molti di voi avevano ipotizzato sui social, ma si tratta di un burro con dei tensi attivi, fatto innanzitutto da olio di cocco che andiamo a pesare, come vedete adesso dato il caldo è molto liquido, mentre al di sotto dei 20 gradi è solido, quindi questa è una ricetta che di inverno è più solida. Poi vado a pesare il burro di karité, che potete trovare come del resto anche l'olio di cocco in erboristeria, ma vi consiglio sempre di fare un ordine nei siti online che risparmiate ed è molto meglio, e ne avete di più, è migliore, è sempre meglio fare l'ordine sul sito online. Lo metto insieme all'olio di cocco e poi peso la cera d'api, che mi servirà a dare consistenza a questo burro, e che se non utilizzerete i tensi attivi vi servirà in quantità superiore, come vi indico nel box informazioni, per mantenere diciamo tutto unito, dato che all'interno del detergente c'è l'acqua. Quindi mettete anche la cera d'api all'interno del vostro beaker e a bagnomaria sciogliete il tutto, quindi burro di karité e cera d'api devono sciogliersi completamente, e mescolate piano piano, ci vorrà un po' di tempo perché si comincia a raffreddare,
Diciamo, non perdetelo mai d'occhio perché altrimenti vi diventa duro e piatto. Invece voi dovete mescolare e farlo diventare una sorta di crema. Io utilizzo questa frustina, voi potete utilizzare anche un aglio latte o un cucchiaino, però con la frustina viene più spumoso. Questa è una piccola frustina che avevo preso sul sito Flower Test, lì sicuramente la trovate, però magari potreste, se ne fate di più, potete utilizzare qualcosa, diciamo, per la cucina. Quando diventa di questa consistenza cremosa, non è ancora duro, aggiungete i tensioattivi. Io utilizzo un tensioattivo primario e il tensioattivo anfotero, quindi lo SLES e la betaina. Li potete sostituire con altri tensioattivi primari ed anionici. Se non avete tensioattivi, inserite la quantità di detergente che vi indico, avendo però cura di aver aumentato la cera d'acqua, altrimenti non vi terrà. Faccio vedere una cosa. Io ho qua inserito innanzitutto metà della quantità di SLES. Come vedete, tutto si è addensato tantissimo. Quindi, siccome questo prodotto è ancora non caldo, vi consiglio ora di aggiungere la betaina. Come vedete, la betaina smonta tutto, adesso torna liquido. Mentre di solito nei vari detergenti che abbiamo fatto, il tensioattivo anfotero tende invece a gelificare il tutto e a farlo diventare più compatto. Qua è totalmente l'inverso. E quindi che cosa vado a fare? Peso il resto dello SLES alla fine, quindi ne ho tenuto una piccola parte, la mettere alla fine in modo che sì, si vada a addensare, ma non diventi esageratamente compatto. Quindi questo è un piccolo trucchetto che potete utilizzare per farlo diventare, diciamo, e non troppo compatto, anche perché vi ripeto, ancora il burro è abbastanza fluido, la cera è abbastanza morbida, diventerà molto più duro, lo vedrete. E ovviamente la consistenza sarà diversa se avrete utilizzato il detergente, ma diciamo quella è una ricetta fatta un po' più alla buona. Poi inserisco anche questa fragranza ipoallergenica, potete anche mettere un aroma per dolci, va benissimo, oppure niente, visto che va anche sugli occhi. E mescolate per bene. E poi, se avete inserito il detergente, dovete misurare il pH e aggiungere il conservante. Io non l'ho messo e quindi va benissimo così. Continuo a mescolare. Io sono totalmente innamorata della consistenza di questo prodotto. È bellissimo. Pensare che non sia un'emulsione, ma siano praticamente solo burri, cera e olio, cioè è fantastico. E poi metto anche un attivo anti-age rigenerante che è la vitamina A. Voi potete inserire qualunque altro attivo liposolubile che volete. Io ho deciso di mettere questo perché comunque lo vado a massaggiare per molto tempo sul viso questo struccante, quindi volevo che avesse anche questa proprietà anti-age e vi posso assicurare che è meraviglioso. Poi vi faccio vedere l'applicazione alla fine. E poi aggiungo anche un oleolito che è questo di aloe vera, ma potete utilizzare anche un oleolito di calendula fatto in casa o di camomilla oppure anche niente. Io l'ho messo perché volevo sempre che il mio prodotto fosse molto pregiato. E quindi adesso che ha raggiunto questa consistenza, che però si andrà addensando ancora, ma come vedete già si sta compattando parecchio, per questo vi consiglio di mettere poco SLES alla fine e di intervallarlo con la betaina. Lo vado a conservare e vi consiglio di metterlo in un vasetto perché comunque si andrà addensando, quindi è meglio così. Adesso vi faccio vedere l'applicazione. Vedete che già dopo qualche oretta è diventato molto più denso. Non scende nemmeno bene giù dalla crostina. E quindi questa è la consistenza dopo circa 3-4 giorni, è proprio tipo un burrino, però molto morbido. Lo metto sul dischetto e lo vado a spalmare con delicatezza sulle labbra, sugli occhi e anche sul resto del viso. Come vedete, toglie davvero tutto. Qua ho velocizzato. E dato che ci sono i tensioattivi all'interno, voi dovete sciacquare il viso, ma non avrete assolutamente bisogno di utilizzare il sapone, quindi soltanto acqua, un bel po' d'acqua per togliere i vari residui del prodotto e ovviamente di trucco. Poi tamponate bene e la pelle è morbida, liscia, luminosa, fantastica. Quindi questo è tutto, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Un bacione e alla prossima. Ciao!